Carissimi, prima di iniziare aggiungo questa brevissima introduzione solo per dirvi che mi scuso, io non so cosa sta accadendo al mio cellulare, ma all'improvviso decide di non mettere più a fuoco le immagini. Quindi queste stesure, le ultime due che ho pubblicato, sembrano andare bene fino a un certo punto, ma questa nello specifico per l'ultima lettura, l'ultima, anzi, variante, ahimè, mostra delle immagini sfocate di molto. Osservate dal cellulare che la situazione è un po' migliore che da computer. Io mi scuso, cercherò di stare attenta, che cancellare quella parte con i messaggi che c'erano mi sembrava veramente una perdita, perché ci sono molte, osservazioni utili, però dalla spiegazione che do il senso si capisce, anche se le carte si vedono male. Mi scuso tantissimo e spero che vogliate comprendermi. Grazie, e Ciao a iniziamo. tutti, ciao a tutte, bentornati e benvenuti sul primo video che visionate del mio canale. Allora, altro interattivo, come si dice, altro giro di giastra, richiesta da voi anche questa stesura. E io vi ringrazio per tutte le domande che mi ponete, tutti i suggerimenti, anche tutte le osservazioni che condividete sul canale. E mi scuso sempre per il tono di voce che è quello che è. E soprattutto vi ringrazio per la pazienza, perché ovvio voi di lì ponete la domanda per un interattivo o altro e comprendete che c'ho un lasso di tempo da attendere. Io di qui mi trovo la casella di posta, giuro che nell'arco magari di 10 minuti riceve 23, 24, 25 richieste di interattivi. Cerco di accorpare le domande simili quantomeno per darvi una risposta più velocemente. Poi in futuro, fra qualche mese, possiamo riporre la stessa domanda, rifare comunque interattivi per avere ulteriori varianti. Perché siete in migliaia, già io quando leggo i commenti sono felicissima perché quasi tutti si ritrovano, c'è qualcosa che risuona e quello per me è veramente segno di, non lo so, che forse ho trovato anche la mia strada, che una passione in fondo rispecchia anche la nostra buona fede e la nostra anima. Allora, questa è una di quelle domande per questo interattivo che io chiamo domande con risposta secca, cioè fondamentalmente la domanda vuole sapere sì o no. E poi io cercherò però di indagare anche un po' com'è il contesto e così di vedere come saranno le energie che daranno poi sostegno o nel positivo o ostacolo in negativo, perché può accadere alla situazione che andiamo ad indagare. La domanda riguarda: troverò una nuova relazione, o meglio, una domanda un po' specifica. Qui abbiamo una persona che chiede, poiché da molti mesi non ha una relazione, se troverà una relazione importante, e abbiamo a che fare con una persona che cerca un partner dello stesso sesso. Quindi lo premetto per far capire alle persone che mi hanno fatto questa richiesta che l'interattivo è per loro. Quindi c'è una concentrazione e un impegno maggiore quando mescolo le carte, perché la risposta è innanzitutto rivolta a chi ha fatto la domanda. Però, quindi queste persone in realtà le invito a scegliere la variante ma a sentire tutte le stesure, perché poiché il mescolare le carte è stato fatto meditando su di loro, sul loro nome e sulla situazione, potrebbe esserci delle indicazioni, potrebbero essere un po' tutte le stesure, le varianti, la stesura unica, scusatevi, per le varie varianti. E per voi in realtà, per chi cerca un partner di sesso diverso, quindi non dello stesso sesso, l'interattivo è valido ugualmente. La domanda diventa: troverò una relazione importante? Però il punto di partenza è: io in questo momento non sono in una relazione. Questo lo specifico. Scegliete la variante, prendetevi il tempo che serve, stoppate il video se avete necessità e io vorrei iniziare con la variante azzurra. Andiamo a vedere un po' com'è la situazione e andiamo a chiedere a queste carte se troveremo questa nuova relazione o se questa nuova relazione troverà noi. Abbiamo i tarocchi di Thoth, il libro di Thoth, della Sibilla e le Soul Card. Ve lo dico perché, anzi, Soul Cards, visto che mi chiedete sempre dei tarocchi, ma poi vi lascio tutti i link nella descrizione. Allora, faccio vedere. Abbiamo una bella fortuna, ruota della fortuna. La fortuna è bendata. Allora, la carta è positiva, quindi questa prima carta viene a dirci che la fortuna sta per passare e per bussare alla nostra porta.
dà anche un segno di abbondanza, o meglio, di qualcosa di positivo. La fortuna però è cieca. In che senso? Non è cieca, ma è bendata. Quindi elargisce doni in generale, però lo fa in maniera, come dire, non mirata, ecco. Che poi c'è un rapporto tra il dare l'avere dato dal karma e un altro paio di maniche. Però la fortuna, per non essere influenzata, non guarda quello che fa, fa e basta. E ecco perché una cosa, magari per un altro, è una fortuna, e poi la persona a cui capita è una cosa negativa. Cioè, la cosa in sé non è mai né buona né cattiva, è sfruttabile, cioè sta alla vostra intelligenza saperla far fruttare. Perché questa premessa? Perché vuol dire che la relazione arriva, ma il problema è non siate voi bendati, cioè probabilmente avete già intorno a voi un contesto utile per poter cogliere dei frutti, però dovete essere svegli ed attenti. Nel vostro caso non si può andare così a casaccio. Se questa relazione la state cercando, levate la benda, osservate i comportamenti delle persone che avete accanto e cercate di capire se c'è qualche input già che arriva da qualcuno. È giusto difendersi, abbiamo le spade, ed è giusto sapersi difendere. Probabilmente dalle relazioni passate o da anche altre esperienze nell'entrare in contatto con persone, avete, come si suol dire, avete ricevuto delle sole o delle sofferenze. O queste relazioni sono state causa di sofferenza per voi, quindi andate sulla difensiva. Questo andare sulla difensiva vi rende anche un pochino osservatori distratti, proprio perché mettete le distanze. Va bene andare sulla difensiva e proteggersi, però sempre da queste prime carte l'energia che emanano è di difendersi, ma nella giusta misura. Cioè, se siete attaccati, difendetevi, tanto la lezione sul difendervi l'avete imparata dalle altre relazioni, però concedete anche la possibilità, concedetevi di guardare, di valutare, di osservarvi intorno. Questa carta, sempre diciamo capovolta, parla di terra. In senso corretto, cioè messa in posizione giusta, avrebbe parlato di un viaggio. Invece no, parla di terra, la terra è ferma. O meglio, non è ferma in assoluto, però per quanto riguarda le cose umane, non è la terra che viene verso da noi, siamo noi che ci dobbiamo mettere in viaggio. Però in questo momento, capovolta, voi vi siete fermati. E forse questo può essere ricollegato proprio al discorso di prima, cioè al fatto che siete sulle difensive. Questo personaggio ha anche una clava alla quale si appoggia, però questa clava, col personaggio al contrario, adesso appare come sollevata. Quindi vi conferma anche questo fatto che siete un po' troppo rigidi, vi siete irrigiditi e probabilmente in questo momento è l'atteggiamento che avete che non fa sbocciare questo qualcosa che nell'aria è già destinato a voi. Sì, abbiamo il 3 di denari che richiamano bene la carta, nello specifico la nobiltà, comunque la ricchezza, l'abbondanza, il possesso, quindi è una conferma del fatto che avrete quello che state chiedendo, avete tutti i titoli per averlo, avete il denaro per pagarlo, in che senso? Non è che pagare la relazione, ci mancherebbe. Avete proprio energeticamente quello che serve per ottenere in cambio alla vostra richiesta il bene desiderato. Quindi questa prima variante, la risposta secca, è un sì con riserva, cioè dipende da voi. Sì, e segue anche la prosperità, lo scettro, i bastoni. Prendete in mano questo scettro, trasformate la clava, che è un'arma di difesa, la spada, che è anche un'arma di difesa, in un, come dire, in un qualcosa di vostro a livello carismatico. Abbiate il coraggio di rimettervi in gioco, sappiate far avvicinare, permettete alle persone di avvicinarvi, il che non vuol dire fatevi ferire se la situazione dovesse presentarsi come pericolosa, però lasciate che sia solo la fortuna ad essere bendata, non lo siate voi, perché la fortuna sta, l'abbiamo detto, per bussare, o lo ha già fatto e non avete voluto ascoltare. E c'è la vittoria, guardate com'è bella. Quindi sì, vi confermo, la relazione arriva e sarà anche una bella relazione.
Però ha richiesto un piccolo lavoro su di voi prima. Sapete, quando ci si innamora, si vuole fare colpo, ci si acchitta. Cioè, magari nel momento un po' più casual della nostra vita, anche da single, chi se ne frega, la coda di cavallo, il capello così, il pantalone colà. Poi quando si vuole far colpo è inutile. È come pavoni, in senso positivo si tirano fuori le virtù. E tutto ciò che di bello c'è in noi, ecco, anche la vostra anima, anche il vostro atteggiamento deve rimettersi in mostra. Vedete una dea con gli occhi liberi di guardare. E quindi il lavoro che viene richiesto dalle carte per favorire questo evento è proprio quello vostro di essere vincenti, siate vincenti, cioè mostratevi per quello che siete, tirate fuori i vostri talenti, mettetevi in mostra. Ma non in mostra nel senso negativo, proprio mettetevi in mostra come se stesse in una vetrina, fate vedere che cosa avete da offrire e fate capire anche qual è il vostro prezzo, cioè il valore che avete. Cioè non vi sminuite per poi difendervi perché aggrediti o avete sofferto per una relazione, no, mostrate la vostra forza, ma non fatela un'arma di attacco, fatene un motivo di vanto. E arriva l'amante, cioè spettacolare ragazzi, io resto sempre colpita e sono strafelice perché poi quando mescolo non ho neanche un cioè, le estraggo proprio a caso, per non dire altro, e cioè le estraggo a caso, magari in un mazzetto so che ne metterò 5 dello stesso mazzo in ogni mazzetto, però in uno le metto tutte di seguito, gli altri le metto alternate perché seguo un po' l'istinto. Oh, io credo molto nell'energia e ciò che passa attraverso i nostri polpastrelli e le nostre mani. Per me questa è una chiara, chiarissima conferma. Poi aspetto una vostra, come dire, una conferma anche da parte vostra da qui a qualche mese se qualcosa si è mosso. Però prima dovete lavorare su voi, su voi stessi, come abbiamo detto. L'amore arriva, ma arriva proprio in maniera naturale. Vedete? È la speranza. Quindi tutte le carte ci confermano che il vostro desiderio troverà, troverà concretizzazione, che in realtà già nell'aria c'è questa opportunità. Dovete, lavorare sulla vostra paura, i vostri dolori e le ferite antiche. Le cicatrici sono belle come tatuaggi. Andiamo a spendere tanti soldi. Io sono la prima a farlo, e siano santi e benedetti i soldi spesi per i tatuaggi, soprattutto quando si è convinti hanno significati importanti. Andiamo a soffrire un tatuaggio, una ferita. Sembra più bella solo perché abbiamo deciso noi come essa debba essere, ma una qualsiasi cicatrice dell'animo o del corpo sono una sorta di tatuaggio, sono una memoria animica e fisica della nostra esistenza. Ecco, quei tatuaggi, quelle ferite, rendetele oggetto di abbellimento della vostra anima, della vostra persona e mettetevi, come abbiamo detto prima, in mostra in senso positivo. Lacrime di gioia, leggerezza, appagamento e felicità. Ora, se sarà la relazione karmica, non l'abbiamo chiesto, non l'abbiamo indagato, ma sarà un periodo molto positivo per voi, vi rimostro la carta. Sarà un periodo di gioia, sarete molto felici perché poi sarà l'esito e il raggiungimento di un obiettivo che viene dopo tanta, tanta, tanta speranza da parte vostra. L'avete veramente desiderato tantissimo. L'unico errore fatto fino adesso è aspettare senza cambiare qualcosa nel senso positivo in voi e nel vostro atteggiamento. Le carte ci hanno indicato un po' qual è la via, e questo per la prima variante. Io spero poi di sapere da voi se risuona, se vi trovate, se sentite che anche il consiglio che le carte hanno dato è giusto per voi, se vi ritrovate nella descrizione che queste carte hanno offerto. Variante gialla, andiamo a vedere se arriva l'amore, se arriva la relazione, anche per questa variante. Allora, è un periodo in cui la vostra forza si è affievolita. Probabilmente qui abbiamo un diavolo che anche la passione e gli istinti vi siete tirati fuori da certe dinamiche, certi giochi. Vi siete persi un po' d'animo. Forse sono passati più di pochi mesi e iniziate a un po', come dire, disperare che questo amore non arriverà, la relazione non arriverà. Quindi
Il punto di partenza è questa sorta di un po' di anemia dell'anima a livello di sentimenti. Siete abbattuti e siete un po' tristi e vi siete forse buttate più sul lavoro, sulle cose concrete, gli impegni concreti che non su ciò che può riguardare le relazioni di coppia, frequentare o comunque, cioè non andate in discoteca in questi giorni. Se ci andate non vi divertite come un tempo, magari andate a prendere il caffè nella pausa caffè al lavoro e fate anche lo straordinario. Abbiamo la carta dell'usura dell'otto di denari. L'otto ha anche una carta di realizzazione e concretezza. Denari, comunque abbondanza. Abbiamo la carta a testa sotto. L'usura vuol dire che voi, molto probabilmente, due sono le possibilità. O nella relazione passata scusatemi, dato molto più di quello che avete ricevuto, quindi è stata come una relazione proprio di strozzinaggio, cioè vi è stato dato un 10 di sentimento, ma vi è stato chiesto in cambio 30, però non è corrisposto il servizio poi a questo 30. E questa cosa vi ha mortificato e vi ha proprio buttato giù. Oppure semplicemente la situazione si è verificata al contrario, ma io non credo, credo più sia questa l'interpretazione vedendo la carta di prima. Cioè, praticamente voi avete preteso troppo per quello che davate alla persona con cui vi frequentavate, questa persona si è staccata e vi ha mollato. Qui mi dovete dare conferma voi, quale delle due possibilità? Comunque c'è stata questa, diciamo, questa diversa quantità tra il dare e l'avere che ha creato un contrasto e anche un clima di sentimenti negativi e di pretesa. Cioè qualcuno pretendeva troppo per quello che dava e questo ha portato alla fine di quella situazione che ha portato anche a questa debolezza che avete in voi e questo adesso non credere tanto neanche nel futuro. La carta dell'aria. Con questo bellissimo bersaglio, che poi in realtà non è un bersaglio, ma è semplicemente l'iconografia di costellazioni. Per fare centro nel vostro cielo, nelle vostre aspettative, nei vostri sogni, vi dovete alleggerire affinché questa relazione possa arrivare, e ancora non sappiamo se arriverà, mentre nella prima variante, già della prima carta, abbiamo avuto la risposta, dovete alleggerirvi e dovete rientrare in armonia con tutti gli aspetti della vostra esistenza, come in armonia si trovano i pianeti nelle configurazioni astronomiche, in ogni istante del nostro tempo, anche quando sono congiunti o contrapposti, quello che siano, l'armonia generale tra le parti si mantiene sempre. Ecco. Voi dovete, nei momenti bui come nei momenti di gioia, mantenere l'armonia dell'insieme, rimettere assieme i pezzi nel giusto ordine e far fluire, non so se avete mai visto quella specie di, non sono dei mappamondi, però tutti questi strumenti del Medioevo con le stelle posizionate che sono fatti di cerchi concentrici che però poi si girano, si incastrano e sembrano come un mappamondo fatto di cerchi, quindi non un mappamondo, diciamo compatto, però non ricordo il nome, che fanno vedere i movimenti delle costellazioni in questa sorta di gioco meccanico. Ecco, voi dovete ritornare come quella specie di mappamondo, lo chiamiamo così, magari è un emisfero, non lo so, io ammetto la mia ignoranza su questa parola, però spero di avervi fatto capire. Dovete sì, avere la vostra stella fissa, che è quella che vi dà l'orientamento, e ce l'abbiamo qua, bella che visibile. Però dovete far sì che anche tutte le altre seguano il loro corso naturale. Dovete lasciar correre alleggerendovi. Cioè, che meraviglia, guardate come si conferma anche questa carta. Qui abbiamo addirittura i segni, la terra al centro. Vi dovete focalizzare su quella che è la vostra priorità. E dovete però togliere tutte le sovrastrutture che avete creato in questo periodo come esito di quelle sensazioni, di quegli avvenimenti vissuti. Dovete far sì che il vostro cielo astrale, anche a livello proprio di relazione, cioè di capacità di attrarre un'altra persona, riprenda le proprie configurazioni, ogni cosa al suo posto. Ecco, nella vostra vita dovete mettere tutto al suo posto. Questa è la carta della notte. Adesso siete un po' in un buio, in una confusione molto forte, dovuta anche a questa perdita di energia. Dovete recuperare su questo piano. E il passato.
Sì, siete vincolati all'esperienza del passato. Per adesso le carte non confermano il fatto che la relazione arriverà. Se arriverà, comunque non sarà breve. Le coppie, i sentimenti, il passato, il sé che è sempre la famiglia, comunque legami, concetto di legame, di famiglia per l'appunto. Se guardate numerologia, il significato del 6, trovate tutte le varie, tutti i vari, diciamo, le varie sfaccettature del termine famiglia, della relazione famiglia, comunque di questo concetto. Però siete vincolati al passato, che è questa cosa che vi frena e rallenta e, diciamo, rende disarmonico il fluire della vostra anima, dei vostri pensieri, delle vostre emozioni e anche delle vostre stesse aspettative. Cioè, se voi adesso voleste mettervi a fare l'oroscopo della vostra situazione sentimentale da qui a tot mesi, non lo potete fare perché vi ingannereste da soli, in quanto i pianeti, ora come ora, nella vostra testa non sono nella posizione giusta. Quindi qui va lavorato molto, si deve lavorare molto su questo fatto. O c'è stata una dipendenza affettiva da parte vostra, avete preteso appunto più di quello che poi quella povera persona a vostro fianco, può anche essere andata così, poteva darvi, ve ne siete resi conto e vi siete pentiti. È stato un comportamento un po' legato alla passione, agli istinti, a sentimenti un po' più bassi, più terreni e tellurici, e ora voi siete completamente senza forza. O semplicemente quella persona ha chiesto più da voi e voi non siete stati comunque in grado di reggere questa relazione proprio perché non c'era poi il tornaconto a quello che potevate dare. Qui mi dovete confermare voi da che parte eravate, della vittima o del carnefice. Bisogna essere però sinceri con se stessi. Abbiamo il Gran Signore. Probabilmente la persona con cui siete state era anche di età più grande di voi. E probabilmente aveva anche una posizione economica e sociale migliore della vostra. Forse lui aveva stabilità, voi no. Cioè, voi avevate quella fermezza che era un blocco a livello energetico, lui invece aveva la stabilità, quella positiva. Questo Gran Signore non lo vedo legato al futuro, questa è ancora una situazione legata a quello che abbiamo detto fino adesso, al passato. Quindi questa persona, comunque sia, allontanandosi, non ha fatto il tentativo di tornare da voi. Perché la relazione comunque non aveva preso in maniera corretta, è andata per la sua strada. È una persona che sta, vedete, cingendo la coppa, cioè questa persona si è messa in gioco, però il blocco presente ha fatto sì che questa esperienza in voi si radicasse in maniera negativa, creandovi anche dei blocchi proiettati ora sul futuro. Per questa persona non stiamo indagando, quindi comunque c'è stata questa figura. Le carte ce lo confermano e niente, però non parlano di nuova relazione assolutamente. Eh no, infatti è tutto sul passato, non danno nulla per il futuro, quindi al momento questa relazione non c'è. I vostri blocchi sono troppo rigidi, non li avete ancora accettati e non li avete metabolizzati, per poterli superare li dovete accettare. Qui c'è la figura dell'amica. Frequentate in questo momento più persone, appunto amiche, come abbiamo detto prima, più che andare in discoteca, vi prendete il caffè con il collega alla macchinetta in ufficio. Questo è il concetto. I vostri sentimenti in questo momento, più che aperti per una relazione, sono aperti per le amicizie. Non si mettono in gioco per qualcosa di più. Eh sì, però guardate. Questa carta che di solito non viene mai inserita nel mazzo, questa volta è venuta fuori e vi leggo però il messaggio che c'è scritto qui. Probabilmente può essere un qualcosa di utile per aiutarvi a sbloccare questa situazione. Luce è amore, è sapienza, è potenza. Non tutti hanno la luce, ma tutti possono cercarla. E io la ricollego tanto alla carta della notte che è venuta prima dal mazzo. Voi dovete fare luce su queste dinamiche al momento disarmoniche che sono dentro di voi, perché è il vostro maggior blocco per quanto riguarda una possibile nuova relazione. Perché le carte non è che dicono che non arriverà in assoluto, ma non arriva ora con il contesto che abbiamo. Vedete? Cioè, guardate questo personaggio che non si capisce. È fuso con il cavallo, non si capisce se guarda alle spalle, però è rivolto verso la coda. È una persona che non vuole andare dentro di sé, verso la direzione del nuovo. Non vuole andare questa persona. Forse voi che state chiedendo, chiedete della relazione perché magari avete anche visto il titolo del video dell'interattivo. Ma in realtà dentro di voi, voi volete ma non volete.
cercate ma non volete trovare. Ecco, è come se voi voleste cercare, sì, per dimostrare che vi impegnate, però in cuor vostro pregate che questa cosa non avvenga, perché non siete pronti. Andate, vedete, non andate in armonia con le vostre speranze. Il vostro oceano interiore, la vostra configurazione interiore è in pieno contrasto con quello che c'è, cioè, il volere, dal dovere, dal potere e dall'avere. È un periodo di confusione totale. Vi lasciate trasportare dagli eventi e vi opponete pure. In tutto ciò, se gli eventi vi portano nella direzione giusta, voi vi opponete. Cioè vi lasciate proprio tirare di inerzia. E questo non può portare ovviamente a nessuna relazione. Perché il vostro partner, comunque sia, non percepirebbe questa vostra volontà di accettarlo. Però c'è una possibilità. Guardate, vi mostro bene la carta. Questa carta particolare. Questo personaggio sembra, vedete, sembra questa la schiena al sedere, le braccia e le gambe che guarda al passato e la coda del cavallo. Ma questa è anche un'ala e questa è un'altra ala e questo è un corpo che si fonde con una delle zampe. È anche un angelo. Dovete risorgere dalla situazione di stallo in cui vi trovate. Diventerete voi conducenti, diciamo, nella vostra direzione, della vostra direzione, perché vedete, vi fondete con la forza propulsiva del cavallo, siete voi che date l'indirizzo alle vostre azioni. È duplice il significato. In questo momento quello che arriva a me è questa posizione di stasi, però in potenza c'è questa possibilità. Io ve la lascio come spiraglio per una riflessione, come punto di riflessione, così. Invito a riflettere, lascio a voi poi trarre le conseguenze. Questa è la seconda variante, la variante gialla. Al momento non si sblocca nulla se non vi rimettete in moto armonioso voi. Variante rossa, arriva questa relazione che stiamo aspettando con tanta fremendo. Attente, stiamo attenti. Questa carta ci invita a guardare, osservare con attenzione e anche allo stare un po' allerta. Allora, essendo stata estrapolata per prima, può essere attenti, sta per passare ciò che ti interessa. Abbiamo gli scettri, abbiamo la concretezza, abbiamo i bastoni, abbiamo il sé, la famiglia, le relazioni, perfetto. Quindi attenta, come cantano in Negramaro, attenta che c'è qualcosa che passa. O attento, c'è qualcosa che passa. Oppure potrebbe essere stai attento, dipende dal tono. Come ti stai comportando, la situazione in cui sei non porta nulla di buono, blocca un'eventuale evoluzione della tua situazione sentimentale. Io credo più alla prima delle versioni. Ora vediamo come evolve la questione. Cosa dobbiamo stare attenti? Attenta o attento. C'è una persona che verrà nella tua direzione, tu l'accoglierai perché è aperta alla volontà di una relazione. Questa persona è una persona pericolosa, ingannevole, arriva da te. Qui è capovolta, ma armata con una certa autorità, vedete le braccia qui, una mano quasi sul fianco, in realtà sta reggendo l'arma e porta un'armatura. Questa è una persona che si mostrerà a te con un'apparenza che non corrisponde all'interiorità e alle intenzioni, quindi attenta. Vediamo un po'. Quindi innanzitutto qualche contatto ci sarà. Quindi la prima informazione che le carte ci danno, proprio perché vi state guardando intorno alla ricerca comunque di una relazione, non la state elemosinando, ma la state sperando, la cercate, attente, attenti a questa persona che vi avvicinerà e che potreste scambiare in un primo momento come un papabile partner. Però c'è anche una donna buona. Che sia uomo o donna, è una persona che vi può dare un consiglio buono. Probabilmente c'è un'amicizia o comunque anche una madre, una nonna, voi capirete che questa situazione pericolosa si è presentata nella vostra vita perché qualcuno vi verrà a dare un consiglio per riportarvi sulla giusta strada. Qualcuno verrà da voi e vi dirà: questa persona non va bene per te. Voi potreste reagire col dire: no, ma io ci ho messo tanto, ho aspettato tanto una nuova possibilità e tu mi vieni a dire questo. E potreste allontanare questa persona, però no, questa persona è in buona fede ed è una buona donna, cioè una buona consigliera, è la persona che si presenterà, che ha da tenere sott'occhio. Il denaro, come siamo messi economicamente? Com'è la vostra posizione?
Se dovesse entrare nella vostra vita una persona che si presenterà con una certa quindi autorità e anche indipendenza, ma se voi notate che nel frequentare qualcuno avrete due, diciamo, due avvertimenti. Quando si presenterà questa persona dalla quale, verso la quale dovete prestare attenzione, qualcuno vi darà il consiglio di stare attenti. E noterete che ci saranno delle perdite di denaro. In che senso? Comincerete a spendere, anche magari per le vacanze, magari offrite voi perché quella persona non ha soldi in tasca, in quel momento non ha lavoro, bla bla bla, cose del genere. Quando voi noterete queste due eventualità nella vostra vita, ecco, stare attente veramente. Vuol dire che quella è quella relazione che è arrivata, ma non è una relazione sana né positiva. Magari karmicamente la dovete vivere, però sappiatela riconoscere per saperla affrontare nel migliore dei modi. Infatti ci sono i saggi avvisi, ci saranno in questo conflitto che si creerà, ci saranno appunto, avrete delle dritte, in parte ve le stanno dando le carte adesso mettendovi allerta con il loro messaggio e in più dandovi questi due elementi, attenzione alle spese e attenzione alla persona che viene a darvi consigli, che può sembrare cattiva consigliera o una Cassandra, ma ci vede lungo. E vi sta dando consigli per il vostro bene. Giovane Bruno, quindi si conferma questa persona che viene nei vostri confronti. Ora vediamo le ultime carte. Due sono le possibilità. O ci sarà l'avvicinamento da parte di due persone, di cui la seconda, questa qui, viene da voi in un primo momento scartata perché si presenta a voi in maniera molto più naturale, sembra quasi valere meno, magari è timida, non si mette in mostra. L'altra persona verrà con energia, con gioia, sprizzando entusiasmo, promettendovi mari, monti, amore, futuro insieme, mentre questa magari sarà molto più sommessa come atteggiamento. Ecco. In questo caso questa è la persona sincera, l'altra è quella da cui dovete stare attenti. Potrebbe accadere questo. L'altra eventualità che si tratti della stessa persona è che ormai smascherata, privata dell'armatura, dal fatto che voi vi siete resi conto del gioco che stava cercando di tessere alle vostre spalle, questa ragnatela, l'avete semplicemente costretta, faccio vedere anzi, ad abbassare lo sguardo, sembra che si stia guardando le unghie, come a far finta, vabbè, ma sgamato, amici come prima. Sono due le possibilità, anche qui dovete valutare voi. Si conferma la disgrazia? No, molto probabilmente è questo, è la stessa identica persona. Voi però adesso siete, diciamo, pronte ad affrontare la situazione con tutti gli alert accesi, come si suol dire, cioè non si suol dire, come uso io dire quando scherzo. E il rischio è proprio quello della perdita soprattutto economica, del rapporto contrastato, poi verranno i litigi, verranno i rinfacci, sarà un casino totale. Quindi questa relazione, o comunque sia questo passaggio, prima magari di un'ulteriore relazione migliore che avverrà nella vostra vita, è un po' pesante. Quindi state attenti, preparatevi ad accoglierlo come si dovrebbe e sospiri. Sì, questa relazione non sarà un qualcosa di buono. Quindi ora lo sapete, magari non potrete evitarla, perché non vorrete, proprio perché è una relazione comunque che deve avvenire per un qualche credito o debito karmico. Sappiate che andrà in questo modo, ora vediamo l'ultima carta che ci dice. Questa persona riuscirà ad ammaliarvi, voi in un primo momento non vorrete ascoltare i consigli di qualcuno che vi darà delle dritte, ci saranno perdite di denaro, non fallirete, però alla fine di questa relazione ci avrete rimesso, come si suol dire. Disgrazia intesa in questo senso, o magari c'è una grande affinità sessuale con quella vi tiene legati e quindi anche vi deruberà dell'energia proprio quella, diciamo, vitale che gli concederete, sorta di vampiro psichico o energetico, e quello che vi rimarrà quando lui se ne andrà comunque allontanato perché messo dinanzi alle dinamiche da lui stesso create, voi rimarrete con i sospiri. Eh sì, rimarrete con i sospiri ad osservare davanti a voi, guardare anche al passato come a dire: ma come cavolo ho fatto a cadere in questa situazione? Come ho fatto a non capire? Vi chiuderete un po' nella vostra riflessione, però non vi preoccupate, anche questa situazione passerà. Tutto passa, tutto scorre, tutto comunque ha poi seguito e ha risoluzione. Però per questa terza variante confermiamo che sarà un evento poco piacevole.
E niente, ragazzi, io spero di aver risposto in maniera utile, esauriente e di aver accontentato anche la persona che ha richiesto l'interattivo e soprattutto attendo a questo punto che mi facciate sapere se questa relazione arriverà e se queste cose si verificheranno, anche perché soprattutto per la terza abbiamo avuto delle indicazioni precise, consigli e soldi che, diciamo, vanno via. Vi ringrazio, se vi piace il canale seguitelo, se volete gli aggiornamenti spuntate la campanella, tutte le info le trovate adesso anche nelle descrizioni e metterò anche in chat, tarocchi, libri, suggerimenti e presto faremo anche gli altri interattivi, soprattutto quelli sulla protezione e sui rituali utili per la protezione. E vi saluto, un caro abbraccio e a presto!